scusami, con quale telefono vi siete collegati? Siamo collegati col telefono mio. Aia! Una domanda tecnica, Teo si sta sentendo? Io stavo facendo allenamento. Ok, adesso iniziamo, però. Ma non lo so se sta sentendo, perché devo andare dall'altra parte. No, gli volevo mandare un messaggio. Aspetta un attimo, stai fermo, eh. Devo aprire un attimo la porta finestra, aspetta. Amore? Cosimo mi sta dicendo se tu ci stai sentendo con la diretta che... No, è la radio. Niente. E niente, aspetta. No, nulla, lo volevo salutare. Ah, ti voleva salutare. Ringraziare pubblicamente Ringraziare pubblicamente. del supporto avuto. Bene, ragazza. Vabbè, l'hai sentito? Kai. Grazie. Vabbè, grazie a lui. Oh, ma mamma te lo scrive su... Aspetta. Cioè, aspetta, che devo chiudere, aspetta. Chiudo, chiudo. Allora, vediamo un po'. Le bottiglie dove stanno? Oh, senti, in tutto questo, nostro incontro mattutino piace molto. Ma vedi che guarda Teo, ha scritto grazie, Teo. No, grazie sempre a te, Teo, grazie sempre a te. Senti, quindi piace veramente tanto e questa cosa mi fa gioire il cuore, posso dirlo? Mi fa gioire il cuore. Mi fa gioire. Perché sapere che la gente che ci segue, no? Che insomma tu sai, voi sapete perfettamente che non è che tutti quanti, diciamo, l'hanno presa bene come noi, no? Nel senso che c'è gente che, poverini, no? Non riescono ad andare avanti, vivono magari in 30 metri quadri di casa con 5 bambini, no? Fanno fatica, eh. Allora, il fatto che riusciamo in qualche modo, no, noi ad alleggerire quell'ora, un'ora, no, veramente mi fa gioire, sai, mi fa piacere, perché comunque facciamo qualcosa di buono, Sì, mi fa piacere, mi fa molto piacere, anche perché, dai, anche la nostra indole, no? Quella di alleggerire, lo no? diciamo sempre. Esatto. Quindi veramente mi fa piacere. Grazie. Senti. Questo però, questo io dico, Cosimo, mo adesso noi, perché questo è un periodo particolare per noi, no? Ma quando apriranno le frontiere, no? Sarà quella bella mamma del Carmine, cara. E si inizierà, diciamo, a rientrare, tra virgolette, nella nostra normalità, Sì. il che significa set, lavoro, capito come? Amen, amen, sì. Ma questo appuntamento riusciremo a mantenerlo? Secondo me no. Ma il problema sarà più vostro per i vostri orari. Appunto dico, secondo me sarà difficile. Spostiamo o il sabato o la domenica, sarà. Si potrebbe fare forse il sabato, vero Cosimo? Sì, il sabato. Tu che dici? Riusciremo a mantenerlo questo... Allora, partiamo dal presupposto, cara Dolcinina, che Sì. io quanto prima di uscire da questa prigione, perché sto non ce la faccio più. Non gli... Però prometto che comunque ci saranno altri incontri. Altri incontri, ecco. Ok. Noi potremmo anche allenarci da camerino a camerino, volendo, con Bellissimo. Christian in palestra. Noi facciamo un incontro a tre. Brava, brava, veramente Magari la Instagram si attrezzerà e permetterà una conferenza a tre. Certo, soprattutto i nostri camerini che sono dei loculi poi, capito? Non è che sono proprio camerini. Eh sì. Bene, detto questo, Cristian, siamo Riscaldiamo. nelle tue mani. Allora, ragazzi, riscaldamento. Bene, 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 vai. Ma con che cosa volete iniziare oggi? Facciamo riscaldamento generale, visto che abbiamo fatto un po' tardino, quindi prendete solo una bottiglia. Solo una bottiglia. Va bene? Solo una bottiglia per riscaldamento. Sì. Solo una bottiglia? Ok.
Scusa, ma io mi devo sempre legare i capelli perché non ce la faccio se non leggo i capelli. Madonna, ma a voi non vi sono cresciuti?